mondo scoprirai, molte cose imparerai. Trippi! Il mondo scoprirai, molte cose imparerai. Trippi! Hey, sono io, Blippi! Andiamo al museo per bimbi delle grandi esplorazioni a St. Petersburg, Florida! E vai! Non vedo l'ora di scoprire cosa c'è dentro e iniziare a giocare! Wow! Venite! Wow! Guardate dove siamo! Al capanno della sabbia! Già! È una super sabbiera gigante e possiamo entrarci insieme! Ma prima dobbiamo toglierci le scarpe! Una... due! Ok, le metto in un angolo e possiamo entrare! Non scordate il secchiello! Wow! Che bello! Wow! Wow! È fantastico! E molto sabbioso! C'è tanta sabbia qui e per fortuna abbiamo un secchiello e delle palette! Sì, queste sono due palette blu! Raccogliamo la sabbia! E poi abbiamo uno, due, tre secchielli diversi. Allora, questo qui è di colore giallo. Questo qui è di colore arancione. E questo qui è di colore rosso. Già! Questi sono molto utili per metterci la sabbia. Wow! E poi fare un castello di sabbia. Ok, vogliamo provare? Oh oh, a quanto pare il nostro castello non sta in piedi, ma non fa niente. Qualche volta quando provi a fare qualcosa non funziona al primo tentativo, perciò bisogna continuare a provarci. Ecco, qui è proprio bello. Wow, li avete visti questi animali? Wow, questo sapete che animale è? Oh, si nasconde nella sabbia. Già, questo animale è un granchio. Forse deve sgranchirsi un po'. Che sciocco! Beh, questo granchio è veramente bello! Ehi, voi lo sapete come si muove di solito? Ai granchi non piace camminare come noi, loro si spostano camminando di lato! Ehi, non vi andrebbe di camminare come un granchio? Vai! Ok, proviamoci! Vai con la camminata da granchio! Wow! Camminare come un granchio è troppo divertente! Già! Ma guardate qui! C'è un altro animale! Wow! Questo animale è molto grande e ama vivere sulla spiaggia, proprio come i granchi, in mezzo alla sabbia! Questa? Sì, questa è una tartaruga! Wow! E guardate quanto è grande il suo guscio! Wow! È più grande della mia testa! Wow! È così divertente giocare nella sabbia! Woo-hoo-hoo! Magari potremmo fare un angelo della sabbia! Vediamo? Ci siamo! Wow! È stato molto divertente giocare nella sabbia con voi! Devo ripulirmi un po' perché mi sono riempito di sabbia! Continuiamo a esplorare! Ma prima mettiamo le scarpe! Ho indossato le scarpe e devo solo allacciarle! Già! Voi lo sapete come si allacciano? Già, può essere molto, molto difficile allacciarle. Ma vi mostro come faccio io. Allora prendo i miei lacci e subito li incrocio così. Poi prendo uno dei due lacci e lo faccio passare in mezzo. Ecco così. E poi tiro forte. Finito il primo passaggio, allora prendo i due lacci e faccio due belle orecchie da coniglio. Già, proprio come queste. Vedete le mie orecchie da coniglio? Op op op, op op op! Sono molto carine, vero? Poi prendo le orecchie e le metto insieme come in un abbraccio. Ne ho passata una sotto e finisco tirando forte. Ok, adesso lo farò più velocemente. Ok, prendiamo i due lacci, li incrociamo. Un laccio va sotto l'altro. Poi, un orecchio da coniglio, due orecchie da coniglio. Woo! Poi le incrociamo. Ne facciamo passare una sotto l'altra, le facciamo abbracciare e poi stringiamo. Wow! Guardate! Abbiamo allacciato le scarpe e qualche volta io lo rifaccio di nuovo per avere un doppio nodo. Perché mi piace ballare, mi piace correre e giocare. E non si può giocare e ballare con le scarpe slacciate perché si può inciampare nei lacci e non sarebbe divertente. Beh, dobbiamo vedere un sacco di cose! Andiamo! Questo posto è pieno di meraviglie! Ha!
questo grande cerchio. Ciao! Wow! E guardate cosa c'è qui! Tantissimi cubi! Guardate! Ci sono tanti colori diversi su questi cubi. Vediamo, qui c'è il colore bianco e il colore rosso! E anche il colore viola e il colore blu! Oh, aspettate un attimo! Se li giro da questa parte, ecco i miei due colori preferiti, il blu e l'arancione! Ehi, guardate un po' qui! La vedete? È una fattoria in miniatura con molti animali che ci vivono dentro, come questo bel maialino! Oink oink, oink oink! Fa una passeggiata sul ponte! E guardate, ci sono due pecore, eccole, una e due! Lo sapete che verso fanno le pecore? Già, fanno così! Beh! E mettiamo anche loro due sopra il ponte perché sono amiche del signor maialino. Ok, state lì. Wow, e guardate questi. Ci sono tre animali qui. Uno, due, tre. E voi sapete che tipo di animali sono? Già, sono piccoli agnelli e sono carini e piccini. Anche loro li mettiamo vicino al ponte. Wow, guardate qua. Ci sono quattro mucche veramente grosse! Già! Una, due, tre, quattro! Wow! Quattro mucche belle grosse! E staranno nell'acqua! Si stanno facendo un bagnetto perché fa molto caldo! Ciao, signor maialino! Ciao, signora mucca! Ciao! Beh, che sciocco! È stato divertente, no? Prima giocare con i cubi e poi giocare con gli animali! Ehi, guardate qui! Wow, che meraviglia! Ne avevate mai visto uno prima d'ora? Allora, questo è un oggetto che si chiama abaco. Ed è molto utile per studiare matematica, o meglio, aritmetica. Guardate, potete usarlo così. Un limone giallo più un limone giallo. Quanti limoni sono alla fine? Già, due limoni! Ok, questo era facile, ma ora proviamo qualcosa di più difficile. Quanto fa due mele rosse più tre mele rosse? Wow, è molto difficile! Contiamole! Una, due, tre, quattro, cinque! Wow! 2 più 3 mele rosse fa 5 mele rosse! Wow! Visto? L'abaco è molto utile per contare e divertirsi! Questi sono veramente enormi! Abbiamo un bel cocomero e una bellissima zucca! E la zucca è del mio colore preferito, l'arancione! Chissà cosa sono! Wow! Che ve ne pare? Già, questo non è un cocomero, è un cocomero tamburo. Vuol dire che anche la zucca forse è un tamburo. Wow! Suonano veramente bene. Wow! Questa in pratica è una batteria di frutta. Vai! Wow, guardate cosa c'è qui. Wow! Nel cestino ci sono tanti tipi di frutta e verdura, già! Abbiamo la lattuga, la cipolla, il gran turco, la patata, la carota, wow! E il pomodoro! Sono molti e tutti diversi! Adesso facciamo una cosa, un gioco divertente in cui prendiamo tutta la frutta e la verdura dal cestino e poi la associamo con il cartello giusto. Allora, per prime, abbiamo delle cipolle, quindi vediamo una cipolla, due cipolle! E vai! Ce l'abbiamo fatta! È stato facile! Adesso abbiamo due pomodori rossi. Dove dobbiamo mettere i pomodori? Qui? Qui? Già, è giusto! Li mettiamo qui! Ok, andiamo! Uno, due! Ok, ne abbiamo ancora un po'. Wow! Che ne dite di queste? Wow! Di queste ce ne sono parecchie! Aspettate, dove la metto questa lattuga? Qui c'è scritto lattuga, ma ce ne sono quattro pezzi e i buchi sono solo due.
Aspettate, queste sono delle metà. Perciò, se prendete una metà e poi un'altra metà e le mettete insieme, ne ottenete una sola. Un solo cespo di lattuga. E ne abbiamo altre due, quindi una metà è una metà, una metà è una metà, due cespi interi di lattuga. Li mettiamo nei buchi. Uno, due. Poi abbiamo due pannocchiette. E guardate qui, abbiamo delle carote. Adoro le carote e piacciono anche a molti animali, i conigli e i cavalli. Sembra che abbia orecchie da coniglio fatte di carote. Sono buffo, eh? Ok, le mettiamo tutte a posto. Una carota e due carote. Che cosa è rimasto? Certo! Una patata! Vediamo un po'. Qui abbiamo una bellissima patata e poi abbiamo un'altra patata, esatta. No, aspettate. Questa è una patata o no? Ma certo che non è una patata, è una ciambella, che sciocco! Beh, la mettiamo comunque al posto della patata perché ne abbiamo solo una, ma questa non è una patata. Wow! Abbiamo fatto un ottimo lavoro a separare la frutta e la verdura, ma ci sono ancora tante cose da vedere. Andiamo! Wow! Sono appena uscito da una magnifica casa sull'albero! Ehi, che ne dite di esplorarla? Wow! Guardatela, è veramente molto grande! Quest'albero è enorme, vero? Già! Guardate, è così grande che hanno costruito una casa sotto l'albero, cioè dentro l'albero, e una casa sopra l'albero! Wow! È davvero una casa bellissima! Infatti voi e io dovremmo entrarci! Andiamo! Guardate questo posto, è veramente stupendo! E guardate il cartello, questa non è una casa qualunque, questa è il covo dei Longo! E guardate qui, questa è una nave dei pirati! Wow! Qualcuno ha messo una pesantissima nave sopra quest'albero! Ciao, pirati! Wow! Sono troppo emozionato, andiamo a vedere com'è! Ma ho avuto un'idea grandiosa e se voi e io contassimo gli scalini che ci sono per salire? Forza, andiamo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce ne sono altri qui! 8, 9, 10, 11. Wow, 12! Siamo riusciti a fare tutti gli scalini ed erano 12, erano parecchi. Wow, guardate cosa c'è. Sapete cos'è questo? Già, questo si chiama cannocchiale e ci aiuterà a vedere molto molto lontano. Wow, riesco a vedere lontanissimo. E guardate qui, riuscite a trovare questi pennuti? Già, ci sono tutti questi uccelli sparsi sui muri e nascosti in posti diversi. Quindi il cannocchiale ci serve per vedere se riusciamo a trovarli. Ok, dobbiamo cercare un falco pescatore, una spatola rosata, un pellicano marrone, un airone azzurro, un beccapesci e una ninga. Questo nome sì che è veramente strano. Forza, proviamo a cercarli. Ok, sto cercando. Wow! Credo di aver trovato la ninga! È proprio laggiù! Oh, e vedo un airone azzurro! È proprio lì, sul muro blu! E poi? Sì, guardate! Laggiù c'è il beccapesci! Wow! Mi è piaciuto da pazzi cercare tutte queste diverse specie! Ehi, lo sapete dove amano vivere questi uccelli? Già! Loro vivono in un posto noto come l'estuario. Wow! Estuario è una parola molto particolare, ma in pratica è il punto dove l'oceano incontra un fiume. Già! Ehi, vi faccio una domanda. Secondo voi in un estuario c'è l'acqua salata oppure l'acqua dolce, acqua senza sale? Già! Tutti avete ragione, perché c'è dell'acqua salata e dell'acqua dolce. È un'acqua mezza salata. Già! E il suo nome è acqua salmastra. Wow! Un'altra parola difficile. Ma è un bel posto, perché tutti questi uccellini e tanti bei pesciolini amano vivere lì. Già! Wow! Questa casa sull'albero è veramente magnifica. Andiamo a vedere cos'altro c'è. Wow! Guardate questo posto!
Vedete sopra di me? Wow, questo qui è un timone! Wow! Scommetto che apparteneva ai pirati, alla loro nave! Wow! È proprio forte! Sarebbe bello poter navigare su una vera nave in mezzo all'oceano! Wow! Ehi! A quanto pare c'è una gran quantità di spazzatura in questa casa sull'albero! Ah! Ecco! Qui sopra c'è scritto non inquinare! Mai sentita la parola riciclo? Già! È una cosa molto bella perché riciclare aiuta a proteggere gli animali che vivono nell'oceano e sulla terra! Già! Quando avete della spazzatura andate a buttarla nei contenitori del riciclo o in un cestino, ma non nell'acqua. Beh, questa casa sull'albero è davvero stupenda, ma voglio vedere se riesco a salire fino in cima! Ci vediamo dopo! Wow! Ragazzi, è stato pazzesco! Ma sono un po' frastornato! Wow! Ehi, ho avuto una bellissima idea! Ora voi e io saliamo sulla nave dei pirati del Covo dei Longo e poi andiamo sullo scivolo giallo! E vai! Coraggio, andiamo! Wow! Direi che ci siamo già stati qui! Ok, eravamo andati di là, perciò ora proviamo ad andare di qua! Qui è troppo forte! Guardate questo posto! Questa casa sull'albero fa un po' paura! Beh, è stato un vero spasso stare con voi, esplorare il capanno della sabbia e il covo dei Longo! È stato super divertente e adesso, per finire davvero in bellezza, scivoleremo giù dal grande scivolo giallo! Ok, credo di essere pronto! Ai vostri posti! Tutti pronti! E partenza! Via! Ciao ciao! Wow! È stato molto divertente! Wow! È stato bellissimo giocare con voi oggi qui al Museo per Bambini delle Grandi Esplorazioni a St. Petersburg, Florida! E poi ci siamo divertiti un sacco a giocare nel capanno della sabbia e a salire fino al punto più alto del Covo dei Longo! Wow! Beh, siamo arrivati alla fine del video, ma se volete vederne qualcun altro, non dovete fare altro che cercare il mio nome. Ehi, voi lo sapete come si scrive? B-L-I-P-P-I! Blippi! Ottimo lavoro! Ci vediamo presto, allora! Ciao ciao! Wow! Blippi, seguimi e vedrai, ti divertirai! Scoprirai, molte cose imparerai. Blippi! Ehi! Sono io, Blippi! E oggi mi trovo al Museo Partecipativo per Bambini di Olympia, Washington! Sono molto emozionato! Perché in questo posto si imparano tante cose! Andiamo! Oh, entriamo! Oh, ehi! Stavo usando questo binocolo per guardare delle cose meravigliose! Wow! Wow! A proposito di meraviglie, guardate questa parete! Wow! Ci sono un mucchio di pompe che spingono l'aria dentro questi tubi! E state a vedere! Prendiamo un fazzoletto verde e infiliamolo qua! Anzi, è un foulard! Pronti? Wow! Eccolo! Lo facciamo ancora? Però questa volta giriamo questo. Il foulard adesso farà un percorso diverso perché il flusso d'aria gli impedirà di seguire quello di prima. Pronti? 3, 2, 1! Wow! Anche
velocità! Ora andiamo da questa parte e proviamo con altri colori, come questo foulard giallo e quest'altro arancione. Pronti? 3, 2, 1... Wow! Wow! Sotto la gamba! Woohoo! Giallo e arancione! Wow! Che cos'è quello? Qui possiamo sederci a costruire un razzo e poi dall'altro lato fare il lancio! Allora, prima ci serve questo. Arrotoliamo un foglio di carta bianca. Sì, proprio così. Bene. E poi prendiamo del nastro adesivo. Il nastro adesivo è perfetto per attaccare due pezzi di carta tra loro. In questo modo. Si può usare anche la colla, ma a volte con la colla si fanno pasticci. Quindi questa volta useremo il nastro. Dunque, ora abbiamo il corpo del nostro razzo. Ok, perciò dobbiamo fare le alette. In questo modo. Vediamo un po'. Come si deve fare? Non lo so! Bene. Tagliamo. Prima questo era un grande rettangolo, ma ora, tagliandolo così... otteniamo un triangolo. Ok, ora pieghiamolo così. Una è fatta! Adesso... abbiamo fatto un altro triangolo. Esatto! Lo pieghiamo, quindi possiamo attaccare le alette al corpo del razzo. Questo nastro è duro da tagliare. Così. Ottimo. Bene. Ecco la prima aletta. Che ve ne pare? Bel lavoro! Poi mettiamo un'aletta sull'altro lato. Ecco fatto. Bene. Che ne dite? Mi sembra perfetta. Ora dobbiamo costruire l'ogiva. Useremo lo stesso foglio di carta. Allora, dobbiamo ritagliare un semplice cerchietto. Ma poi... dobbiamo... tagliarlo così. È una specie di cerchio a metà, un semicerchio, che però ha una punta. Infine, lo arrotoliamo... su se stesso. Perfetto! Adesso... lo fissiamo per bene. Wow, quasi finito! Molto bene, ora attacchiamo l'ogiva al nostro razzo. Il mio razzo! Forse non è bellissimo, ma vedremo come vola. Oh! Prendiamo anche qualcuno di quelli fatti dagli altri e... magari uno di questi volerà benissimo, per sicurezza! Se il mio non volasse... questo mi dà l'impressione di poter volare molto bene. Io direi di portarlo di là. Bene, questa è la rampa di lancio. La prima cosa che dobbiamo fare è collocare il razzo sulla rampa. Bene, proviamo con il mio razzo prima. Quindi dobbiamo creare pressione. Ecco fatto. Ok, questo è il pulsante di lancio. Sto per lanciare il razzo. 5, 4, 3, 2, 1. Wow! Ce l'abbiamo fatta! Ottimo lavoro! Quello l'avevate fatto insieme a me. Bene, vi ricordate del razzo che abbiamo recuperato dal cestino della carta? Vediamo come vola il razzo costruito da qualcun altro. Allora, ecco. Sembra fatto molto bene. Diamo pressione! Lancio tra 5, 4, 3, 2, 1, 0! Oh! Ehi, guardate!
magari è per questo che era nel cestino della carta. Che figuraccia! Ehi, venite! Wow, questo sembra un laboratorio d'arte! Wow! Guardate qua sopra! Questo deve essere un robot fatto a mano! Che forza, ragazzi! Sì, questa è arte, non ci sono dubbi! C'è anche un lavandino dove ci si può lavare le mani! Ci si può sporcare parecchio in laboratorio! Wow! Quest'area è fantastica perché ci sono le pistole per la colla a caldo. Adesso sono spente, però scaldano questa colla e la sciolgono. Così possiamo incollare le cose. Si fa in un attimo, che forza! Wow! Ehi, guardate qui! Queste sono opere d'arte che hanno fatto altri bambini. Wow, sono tutte molto belle! E anche molto colorate. Oh, continuiamo ad esplorare? Wow! Adoro creare cose! Oh, ciao! Ciao! E tu chi sei? Mi chiamo Brin. Questa è l'area... Un gran bel nome! Benvenuto nell'area creativa! Oh, questa è l'area creativa! Wow! Che si fa nell'area creativa? Qui possiamo creare oggetti d'arte e artigianato, costruire robot, dipingere quadri e anche disegnare e colorare. Wow! Tutte cose divertenti! Hai un progetto d'arte da farmi fare? Come no? Ti va di creare una corona? Oh, certo! Puoi prendere questo cestino di materiale e fare la tua corona come vuoi. Che bello! Ciao, ciao! Grazie mille! Andiamo, costruiamo insieme una corona. Wow! Allora, vediamo cosa c'è. Possiamo cominciare prendendo queste belle strisce gialle. Ne avvolgiamo una intorno alla testa. Oh no! Non è abbastanza lunga. Aspettate un attimo, mi è venuta un'idea. Prendiamo questa pinzatrice e ne pinziamo due insieme. Ecco, proprio così. E adesso è lunga a sufficienza per fare tutto il giro della testa. Però non deve essere nemmeno troppo lunga. Perfetto! Pinziamo proprio così. Dato che ne avanza un pezzo, prendo dal cestino un paio di forbici e taglio l'avanzo. Già! Sì! Ora è un cerchio ed è su misura per la mia testa. Sì, è perfetto! Rimettiamo qui dentro il pezzo che avanza. E ora potremo usare tutti questi materiali per le decorazioni. Perciò riponiamo la pinzatrice e invece prendiamo un pennarello e disegniamo dei ghirigori blu sulla corona. Già, sta venendo bene. Yeah! Che colore usiamo ora? Magari prendiamo il viola e facciamo degli altri ghirigori, ma stavolta nel senso opposto. Wow! E poi... dall'altra parte facciamo uno zigzag. Wow! Una linea in mezzo. E poi dei pallini neri. Wow, questa corona è stupenda! Ecco fatto! Ok, ora abbiamo questi bastoncini gialli che sono molto, molto soffici. Tiki, tiki, tiki! Oh, che solletico! Quindi mettiamo questi bastoncini gialli sulla striscia, tanto si piegano. Vedete? Sì, stiamo procedendo bene, bravissimi! Ok, un altro qua. Wow, possiamo metterne anche tre. Perfetto! Ecco fatto. Spostiamo un po' questi bastoncini. Ci siamo. Come vi sembra? È bella? Però mi pare che manchi ancora qualcosa. Credo proprio che manchi un bel fiore. Voglio metterlo qui. Sì! Allora, come sto? Ora dovrete chiamarmi Re Blippi! Siamo stati molto creativi! Biglietti! Comprate i miei biglietti! Chi vuole un biglietto per il mio spettacolo? Già, vendo i biglietti per il mio spettacolo!
Che dite, lo volete vedere? Ci sarà da divertirsi! Adesso vado dietro le quinte a prepararmi. Ci vediamo là, d'accordo? Oh no! Sarà un disastro! Non sono per niente preparato! Oh! Ok! Ok, Blippi, puoi farcela! Blippi, puoi farcela! Va bene, posso farcela! Signore e signori, Blippi! Prova! Oh, ok! Benvenuti a tutti! Ho delle barzellette molto divertenti da raccontarvi! Ok, che cosa sta facendo un asino sui binari di un treno? Sta deragliando! Ok, qual è il colmo per un maestro di musica? Dare sempre delle note alla classe! Oh no, non va affatto bene! Devo inventarmi qualcosa! È stato molto divertente imparare tante cose giocando al Museo Partecipativo per Bambini di Olympia, Washington. Beh, siamo arrivati alla fine del video, ma se volete vederne ancora, non dovete fare altro che cercare il mio nome. Ehi, volete fare lo spelling con me? B-L-E-I-P-P-I. Blippi! Ben fatto! Oh, hey, sono io, Blippi! Quest'oggi ci troviamo al Museo Partecipativo per Bambini di Olympia, Washington! Vedrete come ci divertiremo insieme! Faremo tantissime cose! Andiamo! Hey! Questa è la sala delle costruzioni dove fabbricheremo una bella casa! Oh, che sbadato! Comunque, faremo delle costruzioni con questi elementi di legno. Li innestiamo così, pezzo per pezzo, e via la fantasia! Io ho quasi finito di fabbricare la casa. Vedete? Devo solo completare il tetto, perché ho già fatto la struttura della casa e le pareti e tutto il resto. Oltre al tetto, per concluderla, mancano anche le pietre. Per che cosa mi servono le pietre? Per metterle all'interno della casa, sì, perché i pavimenti saranno di pietra. Già, non poseremo la moquette o le piastrelle. Niente del genere, li faremo in pietra. Per cominciare, togliamo le pale da qui. Così. E poi ci mettiamo alla guida del camion. Bene, ora siamo arrivati vicino al cantiere e possiamo prendere tutte le pietre dal cassone del camion. Allora, recuperiamo la pala, la mettiamo nella carriola e poi la spingiamo su. Ecco fatto! Bene, e ora prendiamo queste grosse pietre con la pala. Queste pietre sono molto grosse. Le useremo per realizzare un pavimento meraviglioso per la casa. Ok, un ultimo carico. Ecco fatto. E adesso dobbiamo portarle al cantiere. E vai. Le carriole sono proprio utili e comode. Così è più facile trasportare i carichi pesanti. Ma come le scarico all'interno? Aspettate, mi è venuta un'idea.
Usiamo un asse di legno. Dovrebbe in realtà servire per il tetto, ma per il momento appoggiamola in questo modo. E poi prendiamo la carriola e la spingiamo su. E poi scarichiamo tutto. Pronti? Ho finito! Ok, vi piace il pavimento? Abbiamo fatto il pavimento in pietra. Perfetto! Ora possiamo ultimare il tetto della casa. Ecco, in questo modo. Che fatica, è stata dura! Ecco fatto! È davvero stupenda! Un capolavoro! Sono stanco! Ehi, ma prima di andare a visitare un'altra sala del museo, diamo un'occhiata a tutti gli attrezzi. Per esempio questo. Ci sono un sacco di attrezzi qui. Sapete dirmi che cos'è questo? Questo è un martello pneumatico. Guardate come funziona. Wow! Va su e giù super veloce e spacca perfino l'asfalto. Wow! Guardate quante cose! C'è anche un metro a disposizione, così possiamo prendere le misure. Qui abbiamo anche un trapano avvitatore per non fare fatica e non dover stringere le viti a mano. Premi e fa... Un mazzuolo bello grosso. Sì, è molto simile a un martello, ma ha una testa quadra più grande e pesante. Guardate un po' qua. Questa è una chiodatrice pneumatica. È l'attrezzo che si usa per fissare il tetto. Sì, con i chiodi. Stavo imitando i versi di un orso durante il letargo. Durante l'inverno gli orsi adorano andare in letargo. Stanno al calduccio nella tana e sotto tanta neve. A proposito di neve, guardate un po' qua, una pista di pattinaggio. Già, quando l'acqua gela poi diventa ghiaccio. Perciò voi ed io andiamo a pattinare! Ma prima dobbiamo scegliere un paio di calze da indossare. Vediamo un po' quali scelgo. Queste sono carine! Voi che dite? Forse sono un po' piccoline! Perciò lasciamole lì! Ma che ve ne pare? Queste non vi sembrano forti? Certo! Mi tolgo subito le scarpe! Sì, indosso già un paio di calze, ma non importa perché queste sono molto più allegre. Le metto sopra le altre. Siamo pronti? 3, 2, 1! Si scivola! Il ghiaccio è scivoloso! Ricordate, prima vi ho detto che era ghiaccio, ma in realtà è ghiaccio artificiale per poter pattinare con le calze. Mi è venuta un'idea. Desidero esibirmi in una danza per voi. Vi farò un numero di pattinaggio artistico. Siete pronti? Vai con la musica. Ok, andiamo al piano di sotto. Solo un secondo. La cosa bella di questo museo per bambini è che si può scendere al piano di sotto prendendo le scale, ma anche con lo scivolo. Già! E io mi lancio nello scivolo blu. Pronti? Ci vediamo al piano di sotto. Visto come ho fatto in fretta a scendere? Già!
al porto di Olimpia! Wow, guardate che bella! Questa è una gru gigantesca! Wow! Ehi! Avete visto? Ci sono dei tronchi! Già! Verranno tagliati e diventeranno legname! Ok, voglio agganciarli tutti qui. Un tronco. Due tronchi. Tre. Oh! Due. E ora sono tre tronchi. Bene, adesso vado subito a sollevarli. Bene, li abbiamo issati dalla nave e ora li avviciniamo qui al molo. Wow, davvero grandioso! Ottimo lavoro! Bene, andiamo! Sto volando! Blippi sta volando! Sì! Woohoo! I delfini! Oh, ehi, guardate! Wow! Ma è troppo forte! Allora, metto le paperelle di gomma da questa parte, poi l'acqua scorre verso il fondo e loro partono! Guardate! Wow! Ehi! Scommetto che vince la papera blu! La verde è ferma! Ci si vede, verde? Vai, blu! Wow! Guardate che bello! Quando l'acqua fa così, quando è tutta così liscia, si chiama flusso laminare. L'avete notato? Visto quanto fumo c'è all'interno? Wow! Mi sono bagnato! Guardate, ci sono due tubi! C'è del fumo che esce dai tubi. Cosa ho trovato? Wow! Aggiungendo questi raccordi si può decidere da dove far fuori uscire il fumo. Wow, troppo bello! Guardate, meraviglioso! Ma che cosa sarà? È una colonna d'acqua, è un tornado! L'installazione si chiama il vulcano. Troppo forte! Ehi, qui ci sono delle palle. Oh, ho trovato una palla. Due palle. Dove sei finita? Tre palle. Quattro palle. Ok, no, di nuovo tre palle. Voglio prendere ancora una palla. Ho quattro palle. Ok, andiamo di là. Wow, vedete questo? Ora ci inseriamo le palle. Do il via alla palla gialla, poi alla palla rosa, poi alla palla rossa e infine alla palla viola. Wow, ma dove sono andate? Non lo so proprio. Adesso state a vedere. 3, 2, 1... Wow! Sì! Ce l'abbiamo fatta! Aspettate un secondo, qui ci sono 5 palle! Che cosa? Yeah! Ciao! Wow, avete visto? Sto guidando la macchina della polizia. Qui abbiamo il volante. Wow! E poi abbiamo la sirena. E non dimentichiamoci i lampeggianti. Wow! C'è troppo rumore qui dentro! Mi piacciono le auto della polizia! E mi piace anche l'autopompa dei vigili del fuoco! Wow! È utile! Il camion dei pompieri va nelle case, nei palazzi, in città, in campagna, dove c'è un incendio da spegnere! Wow! Ehi! Sì, guardate! Possiamo sederci alla guida del camion dei pompieri! Wow! Sentite la sirena? Wow! Ho acceso i lampeggianti! Wow! Sì,
Adoro i camion dei pompieri e sono quasi tutti rossi. Ehi, a proposito di rosso, guardate, questa è un'ambulanza. Wow! Oh, la parte posteriore ha forma di cubo. Ehi, sì, venite a vedere, dai! Wow, facciamo un bel giretto! Le ambulanze sono utili perché ti soccorrono subito se hai un'emergenza. Ti aiutano, sì, se hai dei problemi di salute. Ok, su, spostiamoci ora nella parte anteriore, dove ci sono i lampeggianti e la sirena. Si sale da questa parte e si guida l'ambulanza. Qual è la sua posizione? Oh, qual è la mia posizione? Io mi trovo al museo per bambini. Devo accendere i lampeggianti? Andiamo! Corriamo a salvare le persone! Ok, ora voglio mostrarvi un altro veicolo di emergenza. Si trova lassù in alto. Riuscite a vederlo? È lassù, in alto! Saliamo a bordo! Allora, non è un aeroplano, però è simile a un aeroplano perché vola in cielo. È dotato di un rotore, non ha eliche o motore a getto. Beh, alcuni hanno il motore a getto, ma in ogni caso questo è un elicottero! Wow, vado a pilotare l'elicottero! Wow! Wow! Ok! Wow! Stiamo volando! Anche con gli elicotteri si soccorrono le persone perché sono dei veicoli di emergenza. Infatti si usano anche per spegnere gli incendi. Ci sono numerosissimi usi per l'elicottero. È stato super divertente imparare mentre giocavamo al museo partecipativo per bambini di Olympia, Washington. Beh, siamo arrivati alla fine del video, ma se volete vederne degli altri, dovete semplicemente cercare il mio nome. Già, lo fate lo spelling con me? B-L-I-P-P-I. Blippi, ben fatto! Alla prossima! Ciuf ciuf! Ciuf ciuf! Ehi, guardate dove siamo! Oggi ci troviamo al Museo dei Bambini Glazer a Tampa, Florida. Sarà una giornata divertentissima. Andiamo! Oh, guardate questa sala. Ci sono un sacco di cose con cui giocare. L'acqua, ad esempio. Guardate, oh, e guardate qui! La vedete? Questa è la gru portuale! Se premiamo questo bottone, la gru trasporta il carico attraverso la baia come nella realtà! Ciao ciao, carico! E guardate qui! Sembra il modellino di un ponte sospeso! Oh, e ci sono delle palline qui. Mettiamo le palline nel tubo. Guardate! Wow! Le palline arrivano alla fine come macchinine sulla pista. Guardate questi giocattoli! Un giocattolo giallo, una pallina blu, una barca verde e gialla, vedete? E anche un pesce! Mi piace! I pesci sono buoni da mangiare e sono molto salutari. E guardate, un sommozzatore! Gli mettiamo la maschera e il boccaglio. E la bombola gli permette di respirare sott'acqua, così! È
stato divertentissimo! E a proposito di divertimento, guardate qua! È una specie di vite che sta a metà nell'acqua e a metà fuori. E quando la fai girare, trasporta l'acqua in cima. E quando l'acqua arriva in cima, viene fuori da questo rubinetto e fa girare la ruota. Wow! Questo posto è fantastico! E cosa abbiamo qui? Sembra che ci sia un bottone. Cosa succede se premiamo il bottone? Ah! Wow! Come una fontana che posso azionare. 3, 2, 1. Ok, andiamo a cercare qualcos'altro. È un altro modellino di un ponte sospeso. E guardate qui. È un'automobilina! Boom, 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 boom. Pronti? È il momento di farla correre! Ora contiamo! 3, 2, 1... E andiamo! Ce l'abbiamo fatta! Andiamo! Oh, e questo cos'è? È un telescopio! Wow! Cosa abbiamo qui? Guardate! Questo è un simulatore di nave da crociera. Avanti! Indietro! È fortissimo! E guardate, qui c'è della sabbia! Wow! E un sacco di giochi da spiaggia! Venite! Adesso uso la paletta! Guardate da vicino! Ok, cerchiamo un posto dove rovesciarla. La sabbia esce dal fondo e queste girano. Wow! Questa spiaggia è proprio forte! Oh, c'è una specie di ancora qui, guardate! Dobbiamo scavare come se fosse un tesoro! Wow! Questa è un'ancora che si attacca alla barca e poi la getti fuori bordo e va giù e arriva in fondo al mare e tiene la barca stabile in un punto lì in mezzo al mare. Andiamo! Poi sono andato alla mostra sulle musiche del mondo. Si divertono! Guardate! Stiamo suonando i tamburi a tutta forza! Ok, adesso pianissimo! Poi suoniamo il più piano possibile. Un po' più forte? Un po' più forte? Fortissima! E poi suoniamo di nuovo i tamburi a tutta forza! Wow! Un supermercato!
Andiamo, facciamo la spesa. Per prima cosa prendiamo un carrello. Wow! Si parte! Che tipo di cibo vogliamo comprare? Prendiamo dei cereali. Ok. E per pranzo prendiamo... Vediamo... Prendiamo delle lasagne. Gnam! Mi piacciono le lasagne. E... biscotti alla cannella! Oh! Dei coni gelato come dessert. Sì! Devo prendere delle verdure. Mi piacciono le verdure. Sono davvero salutari. Come... i peperoni. Prendiamo... sì, quello verde. E... un pomodoro rosso. Una carota. Un po' di mais. Yum! Cosa abbiamo qui? Banane! Le banane sono gustose e salutari. Arancia. C'è un'arancia arancione. E potremmo anche prendere una mela. E una pera. Gnam! E non dimentichiamoci dei pomodori a cubetti. E... vediamo... cos'altro? Cos'altro possiamo prendere? Anelli di spaghetti? Già, anelli di spaghetti! E... altri anelli di spaghetti! E... altri anelli di spaghetti! Ok, ora che abbiamo tutto il nostro cibo, andiamo... la pasticceria! Non possiamo andarcene senza una fetta di torta! Ok, ecco qui! Prendiamo una di queste... ok... Gnam! Sembra gustosa! Gnam! Sì, era gustosa! Molto bene, andiamo! Oh! Non possiamo andarcene senza pagare! Vediamo cosa abbiamo preso. Totale. Vediamo. Ok, questo è tutto. Yeah! Ok, adesso possiamo andare. Venite! Yeah! Adesso che abbiamo tutto questo cibo, è il momento di metterci a cucinare. Ok, mettiamo questo qui e andiamo da questa parte. Oui! Sì! Perfetto! Ci sono forni per la pizza. Yup! E ci sono i condimenti per la pizza. Quanti condimenti! Guardate! Ok, vi preparerò una pizza. Vediamo. Prima cosa, cominciamo con la base. E... cosa vorreste su? Oh, vi piacciono i peperoni? Ok, mettiamoci dei peperoni verdi. Ok, eccone un altro. Ok, vediamo. Volete del salame? Sì, mettiamoci anche del salame. Mettiamo 3 fette di salame. 1, 2, 3. Ok, guardatela. Penso che potremmo mettere altri condimenti. Come funghi. Già, mi piacciono i funghi. 2, 3. E olive nere. Gnam!
Ok. Perfetta. Guardate la pizza. È proprio invitante. Wow. La metterò nel forno. Così. Dobbiamo aspettare un po'. Ok, è pronta. Ok, andiamo di qua. E serviamola alle persone. Ecco a te. Buon appetito. Cosa abbiamo qui? Questo è... Sì, è dove si possono ordinare i panini. Vi piacciono i sandwich? Sì. Io adoro i sandwich. Cominciamo col piatto e aggiungiamo una fetta di pane. Ok. E vorreste del formaggio? Sì. Mi piace il formaggio. Gnam. Mettiamo il formaggio sul pane. E... vi va della lattuga? Gnam. La lattuga è buonissima e fa bene. Ok. E dell'affettato. Questo sembra buono. Mettiamolo su. Vedete? Cos'altro potrei usare? Che ne dite di altre verdure? Sì, come un pomodoro. Gnam. Anzi, meglio, mettiamo due pomodori. Uno. Due. Ok, ora ci serve un altro pezzo di pane. Ok. È proprio invitante. Andiamo di nuovo a servirlo. Molto bene. Ecco a voi. Ok, portiamogli delle tazze e poi penso che siano pronti a mangiare. Una tazza gialla per te e una tazza blu. Serviti! Wow! Una caserma dei pompieri! Caserma numero 110. E guardate! Delle sagome di pompieri. Posso essere anche io un pompiere. Ciao! Ehi! Oh! Ciao! Salve! E ultimo, ma non meno importante... Ciao! Salve! Ok! Dobbiamo entrare nel camion dei pompieri. Devo prendere il cane che si siederà davanti con me. Ok. Siedi qui, collega! Ok. E poi... Oh! Cavoli, ho acceso la sirena! Mettiamo l'elmetto da pompiere. Ok, siamo arrivati alla caserma. Vado ad agganciare l'idrante. Prendo il tubo. Tutto collegato. Andiamo dentro molto velocemente. Ciao! Ciao laggiù! E guardate, c'è una pertica! Pronti? Wow! Dobbiamo andare a spegnere un incendio! C'è un incendio! Andiamo! Entriamo! Ok, si parte! Palla arancione, palla blu. Wow! Ok, palla blu. Wow, avete visto? Cosa c'è lì?
sembra un mucchio di ingranaggi e girano. Ma quando fai girare questo, penso che l'obiettivo sia di far girare quello usando tutti questi. Ok. Oh! Dobbiamo collegarli fra loro. Ok, proviamo il giallo collegato al rosso. Il rosso connesso al giallo. E poi colleghiamo il blu al rosso. Vedete? E poi colleghiamo il blu al blu. Blu, blu, rosso, giallo, rosso. Pronti? Wow! Ce l'abbiamo fatta! Yeah! Oh, e guardate cosa fa! Wow! Hey! Guardate questo! Wow! È una parete di roccia! È un muro pieno di rocce! Le puoi afferrare, tenerti e salire! Così puoi andare dall'altra parte senza toccare il pavimento! Ce l'abbiamo fatta! Ottimo lavoro! Oh, cos'è questo? Ci sono alcuni animali come le tartarughe. Le tartarughe sono lentissime. E un cane. E un coniglio. E un pappagallo! I pappagalli sono veloci. Mi chiedo cosa si debba fare qui. Provo a premere il coniglio. Oh! 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 Sì, ho finito la corsa e battuto il coniglio. Bene, andiamo col pappagallo che è molto più veloce. Pronti? Si parte? Wow! Sì! Ce l'abbiamo fatta! Oh, ehi! Sto attaccando questi mattoncini su questo muro. Guardate cosa scrivo. Conoscete il mio nome? Esatto! Blippi! B-L-I-P-P-I! Blippi! Vediamo quali altre parole hanno scritto gli altri. Come questa! Hanno scritto My stuff, roba mia! E poi... Peace! Pace! Happy! Felice! Friend! Oh, come voi! Voi siete i miei amici! E love! Amore! Ah. E... My bro! Mio fratello! Qui al museo hanno un palco dove puoi vestirti come un pirata e recitare la parte di un pirata. In guardia! Avanti! Guardate! Ho una spada! Vediamo cos'altro hanno qui. Guardate! È una parete fatta di bottoncini e sono rossi! Ah, li puoi premere! Ho una grande idea! Guardate! È
stato divertente. È un po' buffo. Andiamo a vedere. Venite di qua, giriamo intorno. Oh, guardate! C'è la mia faccia, il mio corpo, le mie mani. È come avere una copia di me stesso. Andiamo! Dei blocchetti fortissimi! Sono dei regoli! Altri blocchetti colorati! Come questi verdi e uno rosa e uno rosso. Cosa abbiamo qui? Wow, è proprio buio qui dentro. Entriamo. Ok. Ok, wow. Wow. C'è una luce e questa è una parete luminescente, guardate. Ok. Ho scritto il mio nome. B-L-I-P-P-E. Fortissimo. Ok. Quante cose. Yeah. È una pista da ballo. E guardate, c'è anche una telecamera. Wow. Wow. Ok, si deve premere un bottone. Vediamo, pop, balletto, Bollywood, latino, country, hip hop, party o jolly? Direi party.